Buongiorno amici, eccoci qua con Mau, cucina, fa qualcosa di buono. Abbiamo preparato una base di pomodoro, vino rosso e olio di peperoncino. Qui abbiamo un caffè, ce lo beviamo con calma. Ecco qua. Allora ragazzi, mi faccio un po' di spazio logicamente. Voglio fare una zuppetta di pesci, come potete capire, con delle seppie, triglie, poi c'ho dei gamberi. E dall'altra parte farò dei pesci in forno al limone. Abbiamo delle mormore, di nuovo triglie e una bella oratina. Roba di mare, fresca, e vediamo un po' che succede. Allora, qui dentro ho messo 400 g di pomodori pelati, 2 pomodori freschi, acqua in abbondanza, olio di peperoncino. Adesso aggiungiamo qualche altro ingrediente. Allora ragazzi, abbiamo dei cipollotti qui, gli diamo una tagliatina, faccio spazio. Ci beviamo un caffè. Allora, un coltello. Ecco qua. Vanno puliti bene. Allora ragazzi, domenica oggi abbiamo il Cagliari che gioca, per fare un figurone. Fare un bel figurone. Allora, ho messo acqua abbondante. Piace veramente il brodo a me. Facciamo una cosiddetta scarpetta. Ecco qua. Una bella ripulita, cipollotti. Li laviamo per bene. Due peperoncini freschi, ragazzi, li tagliamo, li mettiamo interi, non c'è che, non c'è da preoccuparsi, perché poi alla fin fine li voglio anche scartare dentro. Adesso puliamo una cipolla. Allora, in genere io faccio rosolare la cipolla all'aglio, oggi tutto a crudo. Bene. Si vede granché qui, ragazzi, però. Vediamo un po'. Dentro
fiamma alta. Adesso prendiamo un po' d'aglio. Ecco qui, qualche spicchio d'aglio. Una lavatina. Tagliziamo per bene. E via. Dentro. Ok. Adesso ragazzi, una gelatina qua. Bella spruzzata di sale, metteci qui, allora ragazzi. La mia zuppettina va avanti. Facciamo cuocere per bene le cipolle. Adesso stiamo per aggiungere i polpi. Li abbiamo ripuliti. Sono polpettini. Circa 1,2-1,3 kg di polpi. Eccoli qua. Lavati per bene. Siamo quasi pronti a immergerli nella nostra salsa, il nostro brodo. Ci beviamo il caffè. Ok guys, today fish soup with octopus, red mullets, prawns. And also we make some fish with lemon sauce. Set the oven on. Here we go. Take a bowl. Prepare the fish to go in the oven. So it's been descaled and clean. Right. 2, 3. Look at that. Okay, fill it with water now. There we go. We need a lemon. Cut it in two. This, like that. Okay, we made some oil. I have chili oil here. Drop. There we go. Salt. There we go. Okay. Really, the fish should be covered by the water, but it doesn't matter. I haven't got a big pot today. Allora, facciamo riscaldare 10 minuti il forno e poi lo mettiamo dentro. E il gioco è fatto. Semplice e semplice.
ragazzi. Il mio sughetto va. Facciamo cuocere le cipolle, diamo il suo tempo. Più lo lasciate meglio è. Ecco qua. Diamo un assaggino per vedere come siamo con le spezie, col sale. Buono, buono. Allora, possiamo aggiungere i polpettini adesso, va bene ragazzi? Ecco qua. Piano piano. Facciamo cucinare almeno 15 minuti, va bene? Io ho la fiamma alta, ma in realtà andrebbe cotto a fiamma bassa per 25 minuti. Ok? Mettetevi fretta, mi raccomando, pulite i polpi bene, dovete togliere la bocca, ripulire la testa, il gioco è fatto. Zuppetta, andiamo poi a preparare i gamberi. Bene, è uno spettacolo ragazzi. Adesso io ci aggiungo abbondante basilico. Ecco qui, ragazzi, una bella manciata, ok? Buonissimo. Ok, aggiungo anche un'altra tazza d'acqua appena entra in ebollizione. Ok? Allora ragazzi, ancora un attimino prima di mettere il pesce in forno, prepariamo anche un'altra ricetta, se non so cosa possiate vedere voi, possiamo qualche pentola da qua. Allora ragazzi, vediamo che possiate vedere. Allora, da questa parte cuciniamo del pollo con i peperoni e gli spinaci. Quindi, al solito, un pochettino d'olio piccante. Ecco qua. Okay.
facciamo rosolare una bella cipolla. Eccoci qua, tagliamo la cipolla, molto piccoli, pezzi piccolini. Ho dei pezzi di pollo presi al supermercato in frigo, pollo già pulito. Facciamo rosolare bene la cipolla. Qua, vedete il pollo. Polpo inizia a prendere, sobbollire, ecco qua, molto, molto bello, ecco qua. Dunque, questa parte la mia cipolla inizia a soffriggere, prendiamo delle posate separate logicamente, facciamola colorare un po' questa cipolla. Spruzzatina di vino, ecco qua, due bei peperoni ragazzi, tagliamo pian piano, tempo il mio forno ha riscaldato e sono pronto a metterci i pesci. Ecco qua. Allora, occhio alla zuppetta, assicuriamoci che il polpo si colori bene, lo rigiriamo un po', se avete il tempo tagliatelo pure a pezzettini, ma io tempo non ne ho mai. Ecco qui ragazzi un po' di pollo,
asciugare il vino, ci mettiamo un pomodoro, ecco qui un bel pomodoro, laviamo e iniziamo a tagliuzzarlo. Ecco, devo aspettare un attimino per asciugare bene il vino, farlo evaporare completamente. E via. I peperoni li ho risciacquati prima di essere puliti, vabbè. Fatto il contrario. Occhio d'occhio la nostra cipolla. Ecco qui ragazzi, occhio, non bruciato niente, adesso un attimino ancora e mettiamo il pollo. Ecco qua il polpettino che si colora, devo fare un assaggio di tanto in tanto, eh. Ecco qui, adesso aggiungiamo il pollo, lo facciamo colorare per bene e via. Ecco qui ragazzi, facciamo colorare bene il pollo, adesso possiamo mettere in forno i nostri pesci, ecco qui, al limone ragazzi, al limone abbiamo un'orata e due mormori.
fanno colorare bene la carne e poi aggiungiamo le nostre verdure, gli spinaci, i peperoni e i pomodori. Diamo un tempo di cuocere. Allora, da questa parte io devo assaggiare il mio sughetto. Deve essere bisogno di sale o altre spezie. Buono. Ci mettiamo un po' d'aglio col pollo, poco poco. Uno spicchio, eccoci qua ragazzi, continuiamo a girare, non facciamo bruciare niente. Ecco. A questo punto devo preparare i gamberi. Stiamo andando bene, okay, la carne si è colorata, va bene, adesso possiamo aggiungere peperoni, pomodori, ci sono prima i peperoni, ecco qua, facciamo andare un paio di minutini. Una ricetta veloce quella, non è che ci stiamo lì a perdere la giornata. Occhio sempre alla nostra zuppetta di polpo. Allora, qualche minuto possiamo anche aggiungere le triglie. Io alzo la fiamma ora perché sto continuando a rosolare un po' più parole. Possiamo aggiungere anche un pochino d'acqua, tra un po'. Ok, via, pomodori. Scusate qua. Facciamo cucinare per bene. Ecco qui, vi aggiungo gli spinaci, li abbiamo lavati per bene.
questo qui, ragazzi, mescoliamo. Adesso richiudo la pentola un attimino. Ecco fatto. Occhio ai polpi. Siamo per aggiungere i nostri pesci. Adesso, siccome c'è la bonda qui, devo... prima di mettere i pesci aggiungo un'altra tazza d'acqua. Così rallentiamo un po' la cottura, va bene? Ecco qua. Giriamo, rigiriamo, occhio, i cipollotti sono cotti, qui faremo un altro assaggino, vediamo, no? Ecco qua, sto per mettere le mie triglie in fuoco adesso, belle, veramente belle. Che non si bruci niente, aggiungiamo pure un pochettino d'acqua, mezzo bicchiere d'acqua, non esagerare. Giriamo, rigiriamo, ecco qua, facciamo cuocere il nostro pollo. Pulitina. Allora ragazzi, come piace bello piccante, io aggiungo altri due peperoncini rossi secchi nella mia zuppa perché non ha quel forte che desidero. Ci vuole un pochino di più. Classici peperoncini rossi, le mettiamo proprio poco poco. Diamo quel tocco finale che piace a noi. Ecco qua. Ragazzi, cosa ci manca? Dobbiamo berci ancora il caffè qua, altro che. Controlliamo qua, ecco qua, la fiamma alta, facciamo amalgamare bene, questo è uno spettacolo. Ok, non so cosa possiate vedere. Ecco, allora, possiamo mettere le triglie. Bene,
proprio sopra, così. Abbiamo squamate, ripulite per bene. Ecco fatto. Ragazzi, qui ci sono i nostri gamberi. Bene. Abbassiamo la fiamma della zuppa, facciamo cuocere molto lentamente le triglie per 5 minuti, va bene? Questa parte, un'altra giratina al pollo, fiamma alta, ecco qua, si sta amalgamando bene, buonissimo, il pomodoro dà il suo colore. Poi abbasseremo la fiamma anche qui. Ok, abbassiamo la fiamma. Allora ragazzi, triglie, red mullets in, prawns, ready for the soup, yeah? Add more water as we go along. Here, chicken with, you know, very basic spinach, peppers and tomato and onions, a full glass of red wine. Touch of water, there we go. So my fish now is cooking very, very gently. Don't touch. Do not touch the red mullets at all, right? I need to move my pots around here. There's no space, so we make this space. There we go. Ragazzi, adesso mi sa che è tempo di... Buongiorno Fabio, ciao Antonello, Simonetta, benvenuta. È tempo di brindare come piace a noi sardi, eh? E abbiamo un bicchiere di vino rosso dalle cantine di Sassari, spettacolo. Andiamoci a servire. Ecco qua ragazzi, buona domenica, non dimenticate mai, forza Cagliari,
oggi faremo un figurone nonostante Covid-19. Eh sì, Fabio, sto facendo una zuppetta di pesce al solito con polpi. Abbiamo delle triglie, belle triglie grandette, dei gamberi. Poi in forno abbiamo messo del pesce con dell'acqua, limone e olio. E qui abbiamo un polletto per i bambini con spinaci, peperoni, pomodori e cipolle. So, ragazzi, alla vostra salute, grazie di essere qui con me. Cin cin. Spettacolo. Vino leggero leggero, vino di Sardegna. Abitando a Londra, molti capiranno che è come avere oro. E niente, eccoci qua. Andiamo avanti. Adesso sta la mia zuppetta di pesce, sta sobbollendo proprio a fuoco basso basso. Bene? Abbiamo i nostri peperoni che dobbiamo girare e rigirare col pollo. Ecco qua. Adesso non possiamo lasciare anche scoperto. E nel frattempo controlliamo il pesce in forno. Ecco qua. Sì. Sta andando a meraviglia. Ecco qua ragazzi, sta cuocendo pian piano, adesso con un cucchiaio cerchiamo di bagnare anche la parte di sopra, possibilmente girarlo, ma ecco qua, sta andando a meraviglia, c'è un profumo di limone bellissimo. Assaggiamo un attimino il sughetto per vedere se ho messo il sale, adesso non ricordo, ci vuole il sale. Ecco, li mettiamo in forno logicamente, attenzione che è molto caldo, adesso si sveglia la mogliettina, benvenuto Nando carissimo, carissimo Nando, Mao fa un brindisi. Questo vino di Sardegna, Nando, no, tutto nostro. Cin cin. Ci andiamo piano, molto piano, senza fargli stupidi. Allora, Nando, cosa c'ho qui? Ho fatto un polletto per i bambini, con gli spinaci, peperoni, pomodoro e cipolla. Semplice, semplice. Sta andando a meraviglia, un pochettino d'olio. Io metto sempre quest'olio piccante che ho preparato in casa, ma un goccino, non è che... Adesso lo facciamo asciugare bene ed è pronto. I bambini lo vogliono con la salsetta e speriamo gli piaccia. Via. Poi, Nando, cosa c'ho qui? Una bella base di pomodoro fresco e pomodori pelati. Li ho fatti cucinare con acqua abbondante, olio di peperoncino e peperoncino sia rosso che fresco. Ho messo dei cipollotti, del basilico abbondante, tanta acqua. E sta adesso, ha cucinato per una, che ne so, un 15 minuti buoni. Poi ho aggiunto i polpi, i polpettini. Ne ho messo circa 1,2 kg, 1,3 kg. Puliti per bene, rimossa la bocca, pulita la testa e via, senza neanche tagliarla a pezzettini. Via, dentro. Ha cotto altri 15 minuti. Poi ho aggiunto un altro po' d'acqua, una tazza d'acqua. Adesso ne metterò anche dell'altra. E poi le mie triglie, che cuociono a fuoco molto lento, ok? Non le dovete toccare le triglie. Poi per finire aggiungerò un po' di gamberi e siamo a cavallo, ragazzi. La mia domenica è fatta, poi ci sediamo, ci guardiamo il Cagliari questo pomeriggio, andiamo a vincere con la Spezia, giusto ragazzi? Si spera. Oggi ci mancano 3 giocatori per via del Covid, manca Nandez, manca Simeone, mamma mia, siamo un po'. Ma ci siamo noi tifosi che da lontano portiamo fortuna. Faremo un figurone, vedrete.
cin cin. Questo vino è di una bellezza unica. Non è vino di marca, tra virgolette, è vino sfuso, è bevibile, molto leggero, se ne può bere un bicchiere, 4-5 bicchieri tutta la domenica. Passiamo l'ora qua. È il giorno di festa, non si lavora, eh? Avete sentito le disgrazie in Italia, bitti, purtroppo ragazzi, è un danno. Speriamo che il paese e tutta la Sardegna si metta su, tiri su le maniche e con coraggio riprenda. Io da parte mia sto cercando di acquistare qualcosina in Sardegna, se ce la facciamo. Stiamo provando a risparmiare qualcosina a tarda età, però ci stiamo provando. Vediamo, il tempo dirà la sua. Ah, che buono questo vino, ragazzi. È formidabile. Simonetta, che mi racconti? Buona domenica anche a te, carissima. Mi immagino che sei sempre a Londra come me. Ormai è chi ci muove a noi. Però tu come me siamo amanti della Sardegna, del buon mangiare, della cucina, tu mi capisci bene. Ecco qua, adesso le mie trigliette sono il colore. Il colore della zuppetta. Non le tocchiamo, mi raccomando. Magari ci andiamo intorno, ci mettiamo il sughetto sopra. Devono cuocere proprio lentamente, lentamente, lentamente. Questo è un pesce formidabile, ottimo. Bagnatelo bene. Io ho la cucina elettrica, ho messo il forno a 2, poco a 2. Qui il pollo si sta asciugando. Assaggiamo come si fa in Italia, come si fa a casa mia, col dito. Sì, va bene. E niente, andiamo avanti. Occhio al forno. Sì, il pesce continua a cuocere. Adesso fra un pochino aggiungeremo i gamberi. Va bene? E siamo a cavallo. Ecco qua, sobbollisce per bene la mia zuppa. Fatta anche ieri simile, però non uguale. Ieri ho fatto rosolare le verdure, le cipolle, l'aglio, il peperoncino fresco, ho fatto rosolare. Oggi tutto naturale, ecco qua, senza rosolare niente, via. Goccetto di vino. Good morning Chris, good morning Keiko. Ok Chris, some Italian food here, especially a glass of red wine from Sardinia. Early morning, who cares, by Sunday, family sleeping, there we go. So I keep myself busy cooking. Right, Chris, I got chicken thighs, with no skin on it, from the supermarket, you know. Then, there is onion, there is a garlic, there is a full glass of red wine. Like my soup, also my soup's got red one, plenty red one. So, very simple. A bit of chili oil, and now it's going nicely with some spinach. Touch of water, that's it. It's for my kids, they like it with a bit of gravy. I should add a bit of flour, but not at the moment. We'll see how it goes. Then here, Chris, it's a lovely... Buongiorno Marcello, benvenuto, Davide. Ti chiamo Marcello, ma sei Davide. Chris, in here we have a lovely fish soup with plenty baby octopus. Obviously clean them, remove everything from the head and remove the mouth, yeah? Don't forget, then throw it on the pot, let it cook 15 good minutes, minimum, okay? Previously you had put on some water, tomato cans, fresh tomatoes, herbs, onions, garlic, basil, chilies, plenty chilies, and you let it cook. Go, 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 go. After a good 15-20 minutes, you add the red mullets. And at this time, at this point, flame almost zero. Yeah? Let, you know, place your red mullet on top, let it go gently, gently, gently. And make it, you know, pour some water on top from time to time.
fish to cook very quickly, but we won't spend some time on it. Gently, man. Very little water. Do not touch the red mullets, okay? Then I'm about to pull my prawns, but before then, I'll show you my other dish. We have some sea bream, different types, you know, with stripes, different types from wild fish, yeah? Wild fish. Okay, then Chris, we just put plenty of water in a dish, oven dish. We cut into a lemon, bit of salt, bit of olive oil, chili oil, whatever you go. I place it in the oven and leave it until it's cooked, normally 20 minutes with a warm oven. Before I show you, another sip of wine. I just enjoy my food every single day of my life. Sometimes it doesn't taste good, but it doesn't matter. We are human beings. Sometimes we do crap, don't we? Right. Okay, I'm gonna show you the fish cooking in the oven now. There we go. Okay, guys. Very hot. Right. Now, because my dish was very small, I'm making a mess out of it. There we go. But that's what I got. So I should be able to, again, plenty water on top. The fish doesn't have to dry, yeah? So my fish has been descaled, yeah? Use the back of a knife, okay, Chris, to remove the scale from the fish and obviously remove the interiors. With a sharp knife, it takes 2 minutes. But most important, remove the scale. There we go. This is a special dish for those people unwell, those people facing COVID. Hey ragazzi, questo chi sta passando le maledizioni del COVID, è un piatto unico, cioè fa bene, lo servono negli ospedali, è una cosa grandiosa. Okay, so I should turn upside down my fish, but I don't want to spoil it. Let's see if I can manage, otherwise I leave it. Yeah, look at that. Wow. Wow. You don't have to break your fish, right? So that's my job done. I put some salt in it, simple as that, okay? My wife will wake up in an hour or so. She's working today. It's 9 o'clock in London. Then she will have a wonderful breakfast. Traduzione, ma Davide, che devo fare? Parlo un po' in italiano, un po' in inglese, non è che... non lo so. Niente, allora, Davide, tu non l'hai visto, l'avrei visto. Pesci, acqua e limone, sale, olio d'oliva e via in forno. Sono quasi cotti. Altri 5 minuti e sono pronti. Ecco qua, li mettiamo in forno. Vediamo un po' i commenti della moglie quando si sveglia. Buongiorno Lella, carissima cugina, ti voglio tanto bene. Come sta zia Laura? Zio Gianni? Eccoci qua, faccio un brindisi anche a te. Chris, a stop class, yeah? Yeah, it's not Canon now, it's not Monica, it's something else, it's special. All the way from Sardinia. And Chris, watch out. Davide, wow. Ah, c'è tuo figlio Davide. Salutamelo, non lo conosco ancora. Cin cin. Per il tuo lavoro, Davide, dovresti parlare l'inglese, eh? Sei un grande, ti amiremo tutti. Tutti. Allora, ragazzi, eccoci qua. La mia zuppetta sto bollendo. Un po' non riuscite a vederlo, però poi ve la avvicino un po'. Questo è uno spettacolo. Guardate qui. Ci sto mettendo del mio meglio, eh. Logicamente so bene che voi a Cagliari, in Sardegna, fate cose straordinarie, ma che volete fare? Io sono quello che sono, un poveraccio, fa niente. Ecco qua, adesso devo aumentare il gas,
perché voglio che il mio sughetto si asciughi col pollo e poi è pronto. Allora, un attimino, adesso iniziamo a metterci i gamberi, via, tutto intorno. Quando i gamberi saranno colorati, non proprio colorati, ma quasi, spegniamo la fiamma, spegniamo il fuoco. Ok? Questa è la straordinarietà della Sardegna, ragazzi. Se Dio vuole, io tornerò tra voi, fra quanto non lo so, un giorno dovrò tornare in Sardegna. E forse, dopo i 70 anni con la pensione, che ne so, però un giorno tornerò. Ecco qua, ragazzi, perché la gente di Sardegna è attaccata alla sua terra. Questo è poco ma sicuro. Mi lamenterò sempre, quello che volete, ma senza di voi, senza la mia terra, non sto bene. Santa e pura verità. Uè, Fabrizio, amico mio di me. Fabrizio come me, il grande cuoco, grande businessman. Ciao Fabrizio, ci saluta dalla Spagna sicuramente. Grande Fabrizio, ecco qui. Allora, Fabrizio, per te una dedica speciale a base di un vinello sardo, non si fa il nome, però non è né Canonau né Monica. Cin cin. No, aspetta poco, Fabrizio. Dove devo mettere il limone? Nella zuppa di pesce. Ma siamo matti. Fabrizio, non stressarmi, non dimmi cose strane. Ripetimelo se ho capito bene. Vuoi che io metta la zuppa nel pesce? Vuoi che metta il limone nella zuppa di pesce? Non l'ho mai sentito. Scrivilo di nuovo perché mi confondo. Allora, qui. Ah, ragazzi. Un goccino di vinello di buon mattino, di domenica, una pacchia. Ragazzi, non ha prezzo. Vino di Sardegna, ma anche il vino di Sicilia. Purché sia un vino buono, non ci capiamo, no? Questo è un regalo particolare che ho ottenuto tramite cari amici, i figli di cari amici, grandi personaggi. Allora qui stiamo andando bene. Fabrizio, Davide, mi sta pigendo in giro Fabrizio, no? Mi sta pigendo in giro. Fabrizio, laghi, oi, laghi Plinio, non so Plinio, Deo, E non manco motoretta, anche se sono amici miei. Oh, non riesci in presi. Allora, io il limone non ne metto, altrimenti qualcuno prende per pazzo. Ecco qui. Facciamo asciugare un pochino il pollo, siamo a cavallo. Io fra 2 minutini tiro fuori i pesci dal forno, perché hanno cotto quei 15-20 minuti. Spettacolo. Via. Però devo... Ecco. Questa zuppa di pesce vuole assaggiata di nuovo. Ecco qua, copriamola bene. Ragazzi, non avete idea di cosa significhi. Vediamo un po'. Poi so già, la Olga, la moglie, si mangia tutti i polpetti. L'ha fatta anche ieri. Quindi non si spreca niente, ragazzi. E io ci mangio i gamberi. Bambini, un figlio piccolino. Non mi mangio il pesce, mi piace solo lo sushi, non fatto da me, comprato. E vabbè, quello più grande mangia tutto, e il piccolino, il medio, no, quello più piccolino di 6 anni, mi mangia il pesce. Non mangia i gamberi, però mi mangia il pesce. Quindi, siamo a cavallo, dai. Sarà una bellissima domenica se Cagliari vince. No, Fabrizio... No, oh Davide, ma chissà perché mi viene spontaneo chiamarti Marcello. Boh, mio fratello si chiama Marcello, tra parenti. Comunque, Davide, no Fabrizio è unico, è uno che ne capisce, nel settore. No, non dimmi che non sa cucinare, che mi spaventa. Ecco qua, il pollo è praticamente pronto, altri 2 minutini, e non tiriamo fuori il pesce dal forno, Mai esagerare con la cottura, il pesce, meno è cotto migliore, se è fresco, ricordatevi.
Allora ragazzi, vi spiego un po' come funziona a casa mia. Purtroppo per via del lavoro, delle scuole, non ci si siede a tavola come si usa in Italia. Non ci si siede, si mangia in piedi, si mangia seduti, si mangia sul divano, si mangia a conche letto. No, Fabrizio, non c'è Bricco, ma Bricco sarebbe il grande dentro un video del genere. Purtroppo, però Bricco sta bene, è un grande Bricco, numero uno. Ci fa anche ridere, tra parentesi, è uno che sa intrattenere. Allora, ragazzi cari, la zuppetta di pesce da una parte si sta completando, vedete? Adesso l'assaggiamo di nuovo, il pesce al forno con l'acqua e il limone, l'olio e il sale è pronto, l'acqua ancora strabolle, quindi finirà la sua cottura lì. Vi darò la prova perché la Olga si sveglia, li fa in 3 secondi, se li mangia tutti, lo so già. Io mi posso solo bere il mio vino. Dobbiamo portarlo in Spagna, in Inghilterra, a Bricco, Fabrizio, vero? Di vari morri. No, non c'è Bricco, Fabri, però Marco, mio cugino, ogni tanto si affaccia. Che ti devo dire? No, ci passiamo all'ora qua. Siamo riusciti ad arrivare a 50.000 visioni. Non tutti i video, però abbiamo raggiunto le 50.000 visioni. Quindi è una bella cosa. A gratis, come si dice a Cagliari, a gratis, ma non di vari nuda. Allora ragazzi, adesso spegniamo un attimino ancora, il pollo è quasi pronto. Assaggiamo il sughetto. Ma troppo pochino di sale, Ecco, vediamo un po' cosa dicono i bimbi. Così, fatto è fatto, ragazzi. Ci svegliamo presto, poi ci si lavora, che cacchio. È l'America. Allora, guardate bene, se Dio vuole, comprerò casa in Sardegna. Grazie Fabrizio, sei unico. Geometra Fabrizio come me. Però abbiamo preso strade diverse. Allora, eccoci qua. Qui, anche tu Davide, giusto Davide, anche tu eri geometri. Siamo tutti nella stessa pasta. Ecco qua, vedete, stanno colando i gamberi, appena prendono il rosa, spengo il forno, spengo il fuoco. È uno spettacolo unico, ragazzi. Cioè, questa da 2 ore non c'è più. Ecco qua, se Cagliari vince stasera mi vedete di nuovo fornelli. Di nuovo fornelli. Pesce, solo pesce. Io ero un grande mangiatore di carni, gli amici mi conoscono, in particolare uno si chiama Oliviero, gli ha fatto delle mangiate straordinarie, però qualcuno ha scoperto che ho il diabete all'improvviso, allora ho dovuto rallentare, infatti vedete pollo, pollo e pollo, i mortaci, e vabbè. Sto parlando da solo ragazzi, però è come se parlassi con voi, è una figata. Senza di noi il baccarebbe non avrebbe avuto senso. No, ma che? Cioè, ho bei ricordi io. Si faceva sciopero perché non si aveva voglia di andare a scuola, no? Si arrivava lì alle 2 del pomeriggio, non c'era il riscaldamento. Sciopero, ragazzi, non entriamo, sciopero, non c'è il riscaldamento. Boh! E continuava così. Poi c'erano i furbacchioni, gli ingegneri, sa mamma dea undi. Io faccio denuncia, non me ne frega niente. Cioè, tu li vedevi a scuola insegnare. Sparivano. Amico mio, boh. Mica, avevamo degli ingegneri straordinari, cazzo. Però scappavano, facevano vera loro a scuola, capito? Ogni tanto venivano. Però erano dei professionisti di alto rango. Mundula. Ninni Boy, Madonna santa, da paura. Però non erano insegnanti, non mi hanno mai insegnato un bel niente. Cioè, un giorno a Mondo gli dissi,
Sanna, venga alla lavagna, spiegami questo e quest'altro, non mi ricordo il soggetto. E io gli faccio, si dice che, minchia mi fa un casino, come si dice che? Ma vaffa, ci capiamo ragazzi, lasciamo perdere. Minchia, mi hanno sempre trattato male, non in Inghilterra, cioè non a scuola passavo da scemo, ritardato, non lo so. Però a scuola, qui all'università in Inghilterra, ho avuto professori ma bravi, buoni, cioè mi hanno dato anima e cuore. Così mi sono laureato, ragazzi. Sono diventato americano. Chi ne è Mandroni o Fabrizio? Non si capisce. Mai. Pitico su Mandroni. Pitico su Mandroni. Chi ne è Mandroni? Dei o tu? Nini boy, un mito. Vero Davide? Pitti con suo figlio e mamma buona, nini buona. E via sempre in bosca. Cioè, ti racconto una storia, tanto. La buona anima di Fois, di Stefano Fois. Minchia, quando non c'era nini boy, prendeva il registro e metteva 8, 9 a tutta la classe. Arrivava nini boy, non capiva più un cazzo. Allucinante, oh. Ve lo ricordate Mastro Lindo? Poverino, ci ha lasciato giovanissimo. Eccoci qua, spegniamo il fuoco per il polpo, altrimenti c'è un casino. È pronto? Si asciuga adesso. I bambini vogliono quel pochino di salsa densa. Come ho detto prima ci vorrebbe la farina, ma non fa niente. Ehi, avabri, professori. Cioè, a me mi avevano bocciato all'esame di maturità in quinta. Assassino. E poi quell'anno lì ha avuto l'incidente stradale grave con Robertino Onnis, Fabrizio Galassi, Gianni Osai a Pinus Village. Un anno di cacca. Poi l'anno successivo ha fatto la quinta di nuovo, ha promosso a bollo, come si suol dire, no? Senza fare un cazzo. Ma andatevene a quel paese, disgraziato. Mi ha mandato 3 all'esame di italiano, la Canalis. All'esame italiano, 3 a me. Minchia. Non fatemi queste cose. Comunque, vabbè. Il Baccarella, l'ho visto da poco, sta crollando, cazzo. Prefabbricato della cacca, vero Davide? Però vabbè, ci siamo cresciuti lì. Allora ragazzi, qui possiamo confermare che bagniamo un attimino ancora, perché non sono ancora pronti, abbassato la fiamma tanto, adesso la rialziamo un attimino, che dobbiamo fare un assaggio, giusto ragazzi? Eccoci qua. E c'era in famiglia, ragazzi, voi faccio ridere, Davide e Fabrizio, pronti? Non voglio, Sanna non farmi così, non voglio, Sanna tu non hai studiato. Sanna, non farmi così a me. Ve lo ricordate? Come cazzo aveva un soprannome, porca miseria. Professor Carta, la buona anima di Carta. Francesco Carta era un agronomo, era un pezzo da 90, cacchio. Aveva le sue storie al di fuori dell'insegnamento, bravo. Però rompeva i coglioni come professore. Mi aveva rimandato in terza. Ma che cacchio, a me. Vabbè, mi aveva rimandato. Però poi mi hanno promosso a settembre. Ho preso solo un anno ai geometri. Poi ne ho perso un altro qui a Londra, perché se non ti promuovono in tutti gli esami all'università, devi ripetere l'anno. È una cosa strana. E quindi è successo, però poi ce l'ho fatta, minchia. Senza che stia inglese, vicio. No, professor Fix, no. Aveva un soprannome. E cazzo, Manetta, lo chiamavano Manetta. Non mi ricordo più. Professore di Estimo, no? Aveva i controcoglioni. Vi era Tariagacchi come a me. No, è stato bello. Ciao Fabri, certo. A presto Fabrizio, ci mancherebbe altro. Adesso andiamo tutti quanti. Devo solo assaggiare la zuppetta. Allora. Come si chiamava Carta, cazzo, non mi viene adesso. Manetta, boh.
vabbè. Eccoci qua. La zuppetta. Miss Mataloro. No! Davide, no! Francesco Carta insegnava estimo ai geometri in terza, quarta e quinta. Come si chiamava il soprannome? Cazzo, via la semplice questa mano. Ragazzi, non voglio! Non fate così, ragazzi, non avete studiato! Che cazzo si serve? C'aveva un nome, lo scopro perché lo chiedo ad altri amici. Se c'è Franco Contini ce lo dirà. Mi pare che si dà posto visto. Vabbè, allora ci siamo, ragazzi. Devo fare spazio, farvi vedere che succede a casa mia. Adesso poi. Sembra anche una bella giornata, eh. Purtroppo, come detto prima, in Sardegna è un casino. Allora, qui non sono pronti i legami, sono ancora un po' crudi, quindi un attimino dovete avere pazienza. Ecco qua. Adesso, appena sono, prendono il loro colore rosaceo, spegniamo il fuoco e finiscono la cottura lì, ecco. Bella salsetta. Ok? Eccolo lì, Sergio fa, da rinsettara. Dolcezza. No, Sergio, tu non hai studiato. Sergio, con due mani, tu non fai i compiti, non studi. Io ti boccio, Sergio, io ti boccio. Ma cos'è così? Dolcezza, ha ragione Sergio. Ti ritornano i conti, Fabrizio. Dai, Fabrizio è andato. Davide, ti ritornano i conti. Era una pacchia, oh. Cioè io non lo so, non sono intelligente, però mi hanno promosso, che cazzo ne so. E andara. C'era la Canalis. A me piaceva l'italiano, però devo essere un po' tonto per darmi 3 all'esame di maturità. Me lo ricordo ancora, ho capito? Avevo scritto su Leopardi. Ma avevo un run too forti, facevo un riassunto di quello che Leopardi faceva nella vita, boh, che ci insegna, Portogallona, non avevo né testa né piedi. Mi sedevo a fianco di un genio, io, Giorgio Maricca. Lui era bravo in italiano, io ero bravo in matematica e scoppiazzava, ma io non ho mai scoppiazzato da lui perché non ci capivo una cida, avevo un run too. Matematica, genio però, Buglioni! Ehi, Davide, Sergio Buglioni mi dava 8 in matematica. Tecchide! Sanna, 8! Come si dice? Non te lo ricordi, Davide? Minca, via Artaregacchi, Spinniao, Paffutello. Cazzo, minca, il più famoso di tutti. Francesco Carta, insegnante di estimo, tutte le materie associate. Cacchio, se non conosci quello non sei stato ai geometri, oh. Ma stai scherzando? Certo che lo conosci. Era insegnava quando c'eri tu eri 2 annetti più piccolo di me, ma c'è. Oh Davide. Professor Causa, minca ridevamo, lo prendevano per culo tutti, ma lui stava al gioco ed era serio, severo. Orpuda, spegniamo la zuppa, ragazzi, la zuppa va spenta, è cotta. Allora. Siamo in zona assaggio, spostiamo le pentole di nuovo, pollo è cotto, ci serve il tagliere, mo si sveglia mia moglie e mi dice ubriacone, vabbè, oh. Allora ragazzi, piatto, ci vuole il pane. Ci vuole il pane. No, Davide, non dirmi non lo ricordo, altrimenti vado su Facebook e cerco una foto dei figli dei nipoti. Te lo trovo io. Non è possibile che non te lo ricordi. No, no, è un insulto, Davide. Giusto, Sergio, spiegaglielo tu. Manda un messaggio, Sergio. Fagli capire chi è. Allora, ragazzi, guarda cosa faccio io adesso. Il vino lo finisco. E appena ne ho bevuto un quartino, sono già fuori di melone. Ve ne accorgete, vero? Allora. Aspettati un attimo.
Eccoci qua, carissimi Mau. Eh certo, pane aridao cosa vuol dire? Pane freddo, immagino, non conosco la parola. Freddo o abbrustolito, non lo so, cosa vuol dire Sergio? Allora ragazzi, qui questo siamo al secondo bicchiere, no? Poi ci calmiamo veloci. Cin. Allora, prendiamo il pane, coltello. Allora, Sergetto, io ho preso pane di segale. Dobbiamo combattere il diabete, vinciamo noi, non il diabete. Lo farei anche a brustolire, ma ho rotto la macchinetta. Vabbè, mettiamolo qui, facciamone tre pezzi. Ecco qua. Cioè, se condividete, bravo Sergio, è brustolito. Non ce l'acqua, cioè c'è la piastra, ma poi diventa una puzza qua. Sto giocando un po' con gli odori, altrimenti non fa, siamo in un appartamento. Niente. Adesso assaggiamo però, perché questa è arte, ragazzi. Cioè, hai voglia di dirmi, ho lavorato qui, ho fatto quel palazzo là, ho parlato col magistrato, ho incontrato Boris Johnson. No! Non ce n'è. Se tu sai cucinare un piatto buono, sei un artista. Simply as that. E bossa beccesa. No, Davide, ma che cacchio, no, non scherzare, perché se non ti... Cioè, la memoria di tutti i sardi è dolcezza. Ma non ti saluta più nessuno, Davide. Non puoi. Era severo come professore. Uno spaccapalle. Però cazzo era... Ci ha insegnato... le sue materie, ce le ha insegnate a tutti quanti, siamo tutti bravi nelle sue materie, te lo dico io, tutti. E poi lui aveva il lavoro a parte, curava i suoi terreni, era una persona in gamba, esattamente Galloni sia la sarda per noi studenti, però cazzo, minca onore. Poi un giorno, ve l'ho detto, mi ha incontrato con mio padre lì a Castello, vicino, no, Viale Boncamino, stava facendo una passeggiata, mio padre... lo vedevo così quando tornavo a Cagliari, abbiamo fatto una passeggiata lì e l'abbiamo incontrato, molto gentile con mio padre e tutto, insomma, quindi non lo dimenticherò mai. Ci faceva studiare a scuola, hai detto bene Sergio, e non ne trovi gente così, trovi gente alla Nini Boy, Mandroni, Verdio, Assassino, non mi ha insegnato un cazzo di topografia, me la sono inventata io con te e con Ignazino, che vi devo dire? Vino, pago buono gusto, vino. Cioè, allora, Sergio, tra me e te, questo vino è associato a Remo, non dico altro. Mi ha dato una dritta il figlio di Remo, te l'immagini? A me mi. Allora ragazzi, bando alle ciance, come si vuol dire, è tempo della zuppetta. Prendiamo le posate. Allora, versiamo... il sughetto, che è la cosa ben di Dio, anche un po' sul pane, ragazzi, cioè non avete idea gli odori in casa mia. Ho messo tanto basilico, non dimenticate, eccoci qua. Adesso tiriamo su un polpetto, non toccate le triglie, non toccatele che le distruggete, fate attenzione, solo se la dovete mangiare, ok? Ecco qua, ragazzi, pian piano, questo è uno spettacolo unico, la posiamo qua, ecco qua, c'è un polpetto, un po' di sugo, si è svegliata la mogliettina, ragazzi, ve l'ho detto, ecco perché io sono presto lì sull'internet, no? Si è svegliata e muovo il far colazione, adesso 5 minuti vi devo lasciare. Ecco qui, ragazzi, ci mettiamo anche due gamberi che sono praticamente cotti. Uno e due, così vi do il tempo di fare un ulteriore commento. Ecco qua. Allora ragazzi, questa è la zuppetta di Mau,
di questa domenica. Davide, non senti più, mi dispiace, non so perché. Ecco qua, la zuppettina. Ok, bentornato Davide. Dicevo, devo chiudere fra pochissimo perché la Olga si è svegliata e vuole la cucina per la sua colazione, no? Allora, questa è la mia zuppettina, ecco qui, gamberi, la triglietta, il polpetto, il pane di segale. E cosa faccio? John, taste the soup? You finish? No, I'm still on the camera, yeah? Look, should I put on the table your fish? You tell me if it's good, yeah? Allora, ragazzi, offriamo da mangiare alla moglie. Guarda cosa faccio. Questo non è caldo, un attimino. Quella è il pigiama, non si può mettere. Poco gliene frega. Ecco qua, di ciò che faccio io. Ecco qua. Voglio il fish now, a bring it here. Poi glielo portiamo e poi vi faccio sapere. Ma ditemi voi. Allora, bravo Maurizio, certo che è buona, buon appetito e buona domenica. Ciao. Ciao Sergetto, un abbraccio. Assaggiamo al volo, ragazzi, vediamo un po'. Spettacolare. Sui sapori, sui gusti. È buono, ragazzi. Vediamo i gamberi, un attimino, mi piace molto la testa. Sono succhia. Sì, è buono. Un altro po' di zuppetta qua, con pane. Assaggiamo il polpetto, pezzettino di triglia. Ecco bellissima, ragazzi. Buonissimi. Mau vi saluta. Alla prossima, ragazzi. Condividete, non abbiate paura, non è un peccato. Straordinario il pesce. Eccolo qui. Ciao ragazzi, Mau vi saluta, buona domenica. Ciao Pierpaolo, sei in ritardo, ma non fa niente. Zuppetta di pesce alla sarda, forse, tra parentesi. Un bacione da Mao a tutti, grazie per essere stati qui. Alla prossima, vi devo salutare, perché qui la vita incomincia. Buona domenica, forza Cagliari, a chiunque mi ascolti. Cioè, nella nostra vita, sono il Cagliari. Non dimenticate. Ciao!